Oggi siamo tutti qui riuniti intorno al tavolo dell'Among Us per... Perché se magna! No, per magari. Stabilire... No, per stabilire uno di noi che fa schifo e deve essere buttato fuori subito, proprio. Io, per favore, scegli me. Ma perché? Come? Ma dovrebbe funzionare al contrario, non sono stato io. No, ma lui è una persona triste. Vabbè, iniziamo a giocare, poi vi spiego. Ci sta una regola piccola, una non è una regola in realtà. Qual è questa regola? Stiamo giocando normali, però Alex ha rovinato tutto comunque, tanto per cambiare. Ha rovinato tutto il video. Vabbè. Però non è colpa mia. È un dettagliuccio, è normale, ma c'è questo dettagliuccio piccolo piccolo che potrebbe speziare le sorti. Ma qual è questo dettagliuccio? Allora, parla! Ci sono due impostori. L'altro impostore, cioè uno dei due impostori, se muore da fantasma, diversamente dal solito che si diceva sempre che sabotare era for pussies, ci ricordiamo molto bene questa regola qua, ma piace Jerry che esistono. Quando può sabotare? Ecco. Sì, siamo qui noi. Ah, si è sono svegliati. Sabotare, non è male. Ecco, si è svegliato anche quell'altro che stava dormendo. Buongiorno, buongiorno, cretini, buongiorno, piace. Buongiorno. Eccolo, Jerry, Tommy, ci abbiamo anche Paga, è l'unico che invece si è svegliato da sì, solo. Sì, sono quello che all'inizio era il più sveglio. È morto qualcuno? Sì, ho sentito, mi sembrava un Jerry questo qui, poteva essere. Sì, sì, è lui, si riconosce. Secondo pianto. È il classico rantolo da innamorato di casalinghe più feroce del West, quindi lui fa questo verso. È il richiamo amoroso. Amici, l'ha trovato. Io ho visto cose che forse non avrei dovuto vedere, Eri alle telecamere tu? Comunque, il primo impostore a venire buttato fuori deve essere anche contento perché può sabotare, insomma, può far vincere. Ma aspetta, sabotare in qualunque modo. Tutto, qualsiasi cosa può fare, è proprio diversamente. Ma non è troppo difficile, poi è tipo impossibile vincere. Ma noi siamo prepotenti comunque. Io ho visto una cosa e voglio subito dirla perché così mi tolgo questo pelo dalla lingua. Prego, dilla. Paga, tu eri sopra una ventola in corridoio. Che stavi a fare? Assolutamente non è vero. No, non è vero. Piace. È vero che c'era anche Piace vicino, ma tu l'hai fermo. L'ho visto sulla ventola. Eri fermo su una ventola in corridoio. Io ero alle telecamere. Ma una domanda. Mi sembra che Anna sto parlando con Paga comunque. Hai ragione, perdonami. E potevi anche arrivarci da sola. Paga, sta risposta non ho capito. No, io nego tutto, assolutamente. Ti abbiamo visto. Paga. Noi... Gli piacciono le botole forse. Paga, cosa ci facevi? Dai, io non stavo facendo, veramente ve lo giuro. Per me non mi piace, perché non sospetto. Io ti credo che tu non ci stai facendo niente là sopra, però ti sto chiedendo perché eri lì. Cioè, magari ti eri, non so, distratto, ti è venuto un crampo alla mano. Era molto comoda quella botola, mi sono seduto, però non sono sceso. Però potevi. No, per me dobbiamo buttarlo fuori subito. Aspetta, io volevo fare una domanda. No, io l'ho buttata. No, ti prego. Anna, tu ti perdi sempre quel momento giusto, capito? Perché o parli sopra qualcun altro, oppure ti addormi e poi no, non parli più. Ma hai detto che stavi parlando con Paga, era quindi ho aspettato che finivi. Ma appena ero lì per finire. Comunque non era lui. Ma come? E te l'ho detto, porca miseria, dov'era il cadavere? L'ha trovato in Electrical. Ed era Piace. Perché ero io? Perché ha sbadonato ed è uscito da Medical! Ma io sono entrato da caffetteria! Sì, ciao! Anna, allora Anna, sembri un clacson incavolato. Prima di tutto datti una calmata, primo! No, mi ha fatto girare, cioè poteva uccidere anche me! Invece ancora sei viva purtroppo, però... È che non posso killare, perché non sono l'impostore. Perché Anna ti ha visto uscire da Medical? Io sono andata in Medical per fare le mie task. Mi sembri un po' nervoso. No, te lo giuro, sono molto andata in caffetteria. Come mai sei così nervoso, Piace? Non lo so, perché mi avete accusato di non che ho fatto niente. Eccolo là, lo so. L'ho trovato. Vedi. Io ho l'alibi di Piace. Allora non era lui. Allora, grazie. Posso dire dove era il cadavere? Sì, Piadina, certo. Tra storage e caffetteria. E secondo me l'hanno messa a tacere. Questa è una prova inconfutabile. Magari è stato proprio l'impostore a metterla a tacere, sì. Sì, bravo Alex. Piadina, come mai l'hai trovata tipo istantaneamente appena è morta? Non lo so, ok, ammetto che è sospetto, però se fossi io non l'avrei riportata subito. Hai visto qualcun altro lì insieme a te? No, non c'era nessuno. È strano, l'ha riportata subito, dai. E Piace e Tommy erano insieme, giusto? Esatto, in caffetteria. No. Sì, più o meno. No. Ehi. Allora, era nel corridoio, eravamo quasi caffetteria. Esatto. Allora, quasi non esiste. Qua state dicendo due versioni contrastanti. No, è perché non eravamo proprio là in caffetteria, quasi. Aspetta, silenzio. Nel corridoio. Tacete, maledetti malfattori. Tommy, dimmi dove eravate. Descrivi. Eravamo nel corridoio. Sì? Appena davanti alla porta di Medical per arrivare a caffetteria. Secondo me siete voi due. Piace... che cosa ci facevate? Cosa ci facevi tu in quella zona lì? Allora, stavo camminando, ho fatto tutto il corridoio là davanti security e ho trovato Tommy là davanti nei reattori. E lo volevi ammazzare? No, e abbiamo fatto la strada insieme. E tu stavi aspettando per poterlo ammazzare?
No, perché se lo avrei potuto già ammazzare. Però ho fatto tutto il corridoio con no, lui. No, perché avevi appena ammazzato Anna, magari. No, però non no, ha perché senso. Quando stavo parlando era, era morta. Era morta, è vero. Alex, posso avanzare un'accusa? Sì, Piadina, prego. E in tutto questo, Alex, dov'era? Che zitto. Allora, io ero in storage a fare delle task. C'ero in storage, ho trovato il cadavere. È vero, buttiamolo fuori. No, Alex, no, nel vuoto siderale. Sei te al 100%, non c'è. Ho messo a tacere la spia. E sapete che cos'altro, visto che abbiamo già beccato il colpevole? Storie del quartiere, tiro fuori così all'improvviso. Supremo. Vi ho fatto paura? Opla, eccole, bellissime, le avete già preordinate? Sì, sì. Alex Naus vi dà un aggettivo per celebrare la vostra grandiosità dalla tomba. Superbi. Siete superissimi. Superbi è brutto, non è un compito. Non è brutto, vuol dire essere intelligenti. No. Non è vero. No. Superbo? No, perché la tua ignoranza. Tu, Alex, sei di un'ignoranza. Secondo me Alex non ha fatto neanche l'asilo. Perché veramente, cioè, Alex, se lo metti davanti non a quel gioco, basta, sei morto. Zitto. Se lo metti è davanti a quel giochettino non lì con le forme. Ah, no. Ma scusate, sto parlando io, Tommy? Mi sembra. Scusa. Ah, no, perché forse stavi parlando tu con Piace, magari ti stavi divertendo, no? Continua, continua, dai, fatevi il discorso vostro. Sì, sì, parla. Vai. No, io non ho niente da dire. Vai, vai, Tommy, vai, compiace, dai, vai, parla. Ciao, Piace, come stai? Ancora, dai, fate un discorso. No, su, io non rispondo più, vai, continua tu. No, adesso parlate voi, vai. Ancora. No, non è giusto. Dai, con il discorso, veloci. Vabbè, Tommy, che stai facendo? Io sto facendo una bella task, tu? Io sto correndo nel corridoio. Vi rendete conto di quanto poco interessanti siete? Ci hanno visto la porta davanti in faccia, però. Sì, ho visto. Sto aspettando ancora le scuse di Tommy, Scusami tantissimo. Per costrizione ti dovrei inginocchiare sulle fave secche e sui piselli secchi per 10 ore ma stanotte. Ma fa male. Certo, fa malissimo. Deve far male. Comunque, stavo dicendo, il signor Alex Nauz deve sapere che superbo vuol dire uno che è tipo vanitoso, ma in senso brutto. Cioè, una persona che si fa i complimenti da sola, ecco. Superbo pensa di essere il migliore, questo. Quindi, non è proprio positivo. Quindi, prima di tutto, ti scusi. Subito. Mi scuso, è un altro aggettivo. È un altro aggettivo che sia un complimento, maledetto imbecille. È un complimento questa volta. Adesso ti denuncio no. Perché hai screditato l'immagine delle storie del quartiere con i tuoi... Oh, posso parlare? Aspetta, prima Alex deve trovare l'aggettivo giusto, vai. Ce l'ha già l'aggettivo, supremi! No, questo l'hai rubato da Cicco che l'aveva detto volta scorsa. No, non è vero, non altro è vero. Aggettivo migliore, forza, è originale. Spettacolari? Va bene, dai, mi accontento. Anna, che cosa voleva dire dall'oltretomba invece? Che ha detto superbi, perché superbo si dice del cibo e siccome lui vorrebbe mangiare tutti gli iscritti e anche le storie del quartiere, ha detto superbi. Anna ti ha salvato tutti gli iscritti. Anna ti ha salvato dalla denuncia, vedi, Alex. Vedi, proprio quello che volevo. Saresti stato volevo denunziato, dire. Io te lo sto dicendo, la denuncia. Non l'avresti mai fatto, mi vuoi troppo bene. No, l'avrei fatto, ti avrei portato via anche le mutande. L'impostore sabota. Hanno sabotato. Wow, incredibile. Allora, sì, ma nel frattempo lo sistemiamo. Ma ci siamo vivi, perché non l'ho capito. Allora io, Tommy, te. Sì. Piadina? Calda? Hot piadina? Ma Piadina non l'ho mai visto io. L'ho visto solo qui che giro. Perché secondo me poco il maiale no, è lui. Scusa, io ho trovato il cadavere di Anna. Sono squalificato da ogni accusa. Aspetta un po'. Piadina Piadona. Dimmi tutto. Sì, l'impostorino impostorone, è vero? No, te lo giro col cuore. Col cuore in mano me lo stai dicendo? Col cuore in mano. Proprio me lo porgi in un vassoio d'argento. Ti porgo tutto quello che vuoi, ti porgo. No, non voglio altro, grazie. Io ho un'accusa. Prego, Tommy. Contro Piadina, perché noi tre eravamo insieme e non è successo niente. Anch'io stavo pensando a questo. Però Tommy mi sta sulle balle perché prima mi ha interrotto per chiacchierare con Piace. Sta cosa io me la leggo al dito, Tommy, cioè, sappilo. Ma non è giusto, vuoi vincere, vuoi farti ammazzare da Piadina? Se tu... Perché mi sta accusando senza prove? Per me è Tommy. Infatti, buttiamo fuori Tommy per il gusto d'accordo, di farlo. D'accordo, pienamente d'accordo. Ma se non è Tommy? No, ma infatti è Piadina davvero, no, buttiamo fuori aspetta, Piadina. Aspetta, fammi parlare. No, vai nel vuoto. Ma ci ha fatto buttare fuori Alex. Ma sei te, l'ho capito, è poco palese. Ok, vediamo. No, mi devi delle scuse, con tutto davvero? Il cuore in mano. Cos'è successo? Che schifo, quindi è quello. Io mi sto mangiando le mani da fantasma. Ma se non è lui? Allora, mi piace. Mi piace? Sono stato tutto il tempo con voi. Questa cosa mi flippa, io ero convintissimo da prima che fosse stato il misero Piadina, hot Piadina. Hanno sabotato. Niente, le luci. No, allora Piace,
Non sono io, te lo giuro. Allora, entrambi. Allora, adesso seriamente, proprio col cuore in mano ve lo dico. Non potete vincere, nessuno di voi si merita di vincere. Prima di tutto per la chiacchierata che vi siete fatta prima. Quindi, adesso si va a premere il pulsantino. No. Questo qua è Tommy. No, questo Marco, qua questo, suona, questo buttiamo è Alex, fuori. È Alex, è Alex. Aspetta, adesso andiamo a suonare. Intanto nessuno di voi deve permettersi di toccare niente, perché io spacco qualcosa, io spacco qualcosa. Nessuno di voi due se lo merita, perché siete due seghe. Mo' andiamo. Ma infatti non posso essere io. Premiamo il pulsantino. Lo preme. Premo io. Sì, grazie. Ok, adesso facciamo un discorso serio tra persone adulte per cercare di capire chi tra voi nefandi possa essere l'impostore. Anche io. Parlerò per primo con il mio amico Bulb Boy, ok? Ma dimmi tutto. Allora, te ti rendi conto che Tommy non può vincere, giusto? E infatti sì, farebbe schifo. Farebbe schifo, quindi te devi dire la verità, ok? Ok. Sei l'impostore? No. Sei sicuro? Sì. Va bene. Don Tommy, tu ti rendi conto che piace non può vincere, giusto? Ma lo so benissimo. Ok, ti rendi anche conto che neanche tu puoi vincere però? Va bene, lo accetto. Ok. Quindi siccome tu lo accetti, io lo accetto e loro lo accettano da casa, tu adesso devi rispondere con la verità, la sacrosanta verità, la mia domanda. Certo, ti prometto che lo farò. Sei l'impostore? No, non lo sono. Qualcuno qui sta dicendo una bugia. Un po' però ci ha pensato. Anche no, tu. Ho risposto subito. Allora ragazzi, qua bisogna che viene fuori la verità adesso, qui e ora. Altrimenti c'è il rischio di danni corporei per tutti i presenti, anche i fantasmi. Io ho una domanda per Pertufando invece. Dimmi tu, non sono io l'impostore, rompere le balle, cioè, No, non sei te. Io allora? Voglio accusare Piace. Ma io dubito che potresti essere tu. Tu vuoi perdere? No, non voglio perdere. Vota Piace. Perché? Perché è lui, io ti giuro che non sono. Tommy, allora facciamo un patto. Se poi sei tu, cosa succede però? Allora, se sono io, vado a comprare le storie del quartiere. No, le avresti comprate lo stesso, ma vai a cagare. No, 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 no. Deve essere una cosa gravissima, che è proprio gravissima, gravissima, che ti fa proprio pentire di aver vinto in questa maniera qua. I piselli secchi. No, i piselli secchi ti piacciono a te, perché non sei, mi piacciono, ti piacciono i piselli secchi. Un po' sì, secondo me. Un po' di brutto. No, 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 no. Piedi, chi voto? Dammi un consiglio all'oltretomba. Io non lo so, ma piace sospetto. Piace sospetto. Non so. Chi voto, Jerick? Chi voto? Piace, vai! Piace! Ce l'ho quasi fatta! Vai a cagare! Infame! All'inizio! Te l'ho detto che uscivo da medical ed era strano! Porca miseria, c'ha ragione. Era un pazzo piccolissimo! C'ha ragione. Ho mangiato le mani per tutta la partita, mi sono mangiato. Lo so, Jerick. Vedere il tuo compagno così vincere da solo senza tenerti la mano è uccidere me per primo. Adesso, Jerick, ma come ne sono accorto? Per recuperare... Questa cosa che hai detto Piace era crudele comunque. L'avevi fatto prendere. È bruttissima, da spezzare il cuore. Adesso Jerick parlerà per tutto il tempo, visto che deve recuperare. Lasciamogli il suo spazio. Prego Jerick, vai, raccontaci. Dammi tutto. Raccontaci allora, delle casalinghe, sai. Le casalinghe, sì. Diciamo che mi hanno un po' tradito. No, perché, com'è successo? Tutte in gruppo ti hanno tradito? Non mi vogliono più. Hanno detto chi è stato? Era Piace. Molto Piace. Piace. Godo. Posso dire che godo? Sì. Perché? L'ha trovato. Ok. So chi è stato. Aspetta, manteniamo la calma, per favore, silenzio in aula. È molto anche Bulb Boy, incredibile, uniti nel cuore. Godo. Anche Bulb Boy Piace. Tontommi volevo dire. È morto anche Tontommi, incredibile. Uniti nell'amore, nuova ship. Tonto Piace. Zitto, non rivoltarti nella tomba. Tonto Piace. Non osare rivoltarti nella tomba, perché tu la ship che ti becchi te la tieni, ok? Allora, sentiamo un po' Paga che voleva parlare. Ok, vai. Vabbè, può anche parlare Alex che no, ha riportato lui. Io do la parola. Ok, allora io stavo scendendo nella stanza in basso e ho trovato Alex sopra il cadavere. Aia. Si parla sempre di Bulb Boy, giusto, in questo caso? Sì, credo di sì, non mi ricordo. Prego Alex, poi... Allora, io ho trovato lui nello storage, ma stavo facendo finire la storia di Jerick. Ho riportato solo quando Paga mi ha visto che stavo sopra il cadavere. Questa cosa è credibile. Poteva sembrare sospetto, è credibile. Ma io non sono, perché c'è la legge suprema, la Ionica, giusto, che non me lo consente. Alex, è vero? Due parole, una attaccata all'altra senza cadere nel vuoto cosmico tra una e l'altra, no, ci riesci. Non riesci. Grazie comunque. Vabbè. Potrei buttarti nel vuoto siderale per questa cosa ti io, prego, ti prego. Va bene, mi trattengo. Allora... Piedino, sì, prego. Infatti, ero in elettrica e c'era pure Polpo Plump. Mi ha visto l'ho per forza. L'ho visto arrivare. Io sono arrivata e l'ho visto con la coda dell'occhio. Poi non ne sono sicura, però c'era. Allora, secondo me.
Mi sospettiscono due presenti. Anna mi sospettisce perché non ha parlato. Io? Sì, sei stata molto silente durante tutto il round prima. E sappiamo tutti cosa significa. Ma non è vero, ho parlato! No, non mi giochi. E poi l'altro che mi sospettisce un po' è Paga, perché ha detto cazzate prima. No, sensuale. Allora, no, non devi Paga. Farlo mai più. Allora, state buoni prima di tutto, perché devo scegliere chi buttare fuori dei due. Posso dire una 15 cosa? Secondi. Sì, Paga, prego. Paga. Allora, secondo me è Piedina, perché era molto vicino elettrica al cadavere. Buttiamo fuori Paga. Non è vero. Sì, Paga, sì. Sì, paga. Mamma mia! Ehi, fuori! Se non è Paga è Anna, sono sicuro, di questa cosa. Ma no, perché no, io? No, ti dico che sono sicuro, se ti dico che sono sicuro, sono sicuro. Infatti non era Paga, ma sta però mi è stato sulle balle perché ha iniziato lì a dire infatti sono bugie. Posso fare un balletto della contentezza? Guarda un po', guarda questo balletto. E destra, e sinistra, e su, e giù. Non è che sei tu, secondo me sei te, stai essendo no, sospetto. Infatti, ho fatto un balletto della contentezza. Ma perché dovresti fare un balletto della contentezza se stiamo perdendo? Perché cioè... è pronto ad accusarmi, il porco. Eh sì, però magari perché lui è l'impostore, vogliamolo. Magari c'aveva ragione, che ne sai, sei tu il vero colpevole. No, non sono io. E che ne sappiamo noi di questa cosa? Lo vedremo al prossimo round. Lo vedremo, ma potresti benissimo essere tu, E potrei anche non essere. Ma Jerick si è addormentato di nuovo, è morto, no? È qua, Jerick. No, io sono qui, dimmi tutto. E ti svegli e parli ogni tanto. Io sono sveglio. Mamma super mia, sveglio. Il sonno che ti viene a te, mamma mia, te, Pam. Incredibili, polpo pande, Ok, questa è la pugnalata fuori. Anna, io ti volevo buttare fuori perché tu non devi uccidere. Cioè, le prede sono mie, le prede. Vuoi togliere le prede? Ne ho ucciso uno solo. E volevo, e oltretutto ho ucciso perché volevo farmi buttare fuori così da poterti dare supporto, capisci? Anna, ma nella partita non rientriamo? Sì, scusa, eccola. Scusa. Buongiorno. Ero, ti dico perché, sì, ero sì, ipnotizzata sì. dalla coppia Pear to Plump che sì. stavano vicini. Ti sei capito? Emozionata, giusto? Tantissimo. Un pochetto. Jerick oggi non mi piace niente, è un addormentato. Ma perché? Perché ma parli solo quando ti chiamo? Ma cosa sei, un addormentato Vabbè, nel bosco? Allora parlo di più. Cioè, sei brutto come la fame nera. Mi spieghi chi cacchio viene a darti un bacio? Cioè, quella nessuno. Lì è terribile. Direi, perché sei la peste. Sei la peste nera. Cioè, ti lasciano addormentato se fai così, No, non cioè, è vero. Neanche piace avrebbe mai il coraggio di venire. Ma perché ha una certa età. A parte, sì, ma si è anche mantenuto male. Cioè, si è mantenuto... Questa è morto. È morto. Questa era un piadino e moriva, Attenzione a tutti quanti. Occhi a pe... Ho visto! L'ho trovato! Sì, tutti hanno visto, Io sì. ho visto anche. Anch'io ho visto. Io ho visto proprio bene. Anch'io. Cosa avete visto? Abbiamo visto una certa Polpo Plump che sbottolava proprio come se non ci fosse un domani. Proprio flum 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 flum. Sbottolava avanti proprio. Non sapevo come fare per dirtelo, perché prima è stata accennata la regola per Tufandica Suprema. Vabbè, diciamo che farai il fantasma che può sabotare qualsiasi cosa. Quindi ti puoi divertire lì, saboti come se non ci fosse un domani, no? È molto divertente sabotare. Bene. Io ho già capito chi è l'altro, perché mi si è aperto il terzo occhio e ho visto la verità. E secondo te chi è? Bulbo. Hai detto il nome? No. Allora io invece l'altra accusa. No, non sei te. Ok. Però questa coda di paglia mi ha fatto un po' insospettire, Come mai ti sei sentito? Allora, io ho un'altra accusa invece, che non è su di me. Ho visto Alex. Ma non stai rispondendo alla mia domanda, ho visto Alex. Non lo so, mi sono sentito preso in causa. Perché ti sei sentito preso non in causa? Non lo so, è strano. Dai, non è palesemente lui, perché io letteralmente non l'ho visto tutto il round. È bugiardo. Però questa accusa così, cioè questo scornarsi. Buttiamolo fuori. No, ve lo giuro, fatemi giocare, non sono io. Jerick. È anche illegale. Cosa? È morto Alex. Allora. Ha tappato la bocca. Jerick non era, perché l'ho visto. Oh, sì. Quindi mi rimane Bull Boy, che ha anche reportato molto in fretta, tra l'altro. Sospettissimo. Mi trovavo nel momento sbagliato. E cosa hai visto già. Allora? Io allora ero in storage, sì? Ho salito il corridoio, ho visto il cadavere di Alex a terra e basta. Non è possibile, perché avresti dovuto vedere l'impostore allora. No, perché se n'era già andato, era già terra. Figlio dei fiori. Bugiardo. Buttatemi fuori. Aspetta. Paga, tu dove eri nel... No, allora, io ti ho visto che eri in telecamera ed ero proprio la sì. uscita di telecamera. Ok. Tom invece dov'è che eri? Ero nella sala della navigazione. Non è vero! Cosa? C'ero io lì. Cos'è questa bugia? Ci stavo per entrare. No. Ci sono due sospetti, Bull Boy e Tom Tommy. Tommy. Bull Boy, tu non sei l'impostore. No, te lo giuro, l'avrei detto. Buttiamo fuori Tom Tommy, allora vediamo se ci abbiamo acchiappato. Secondo me è Jerick. Sì, però Anna, tu non hai sabotato niente. Scusa, cosa aspetti? Cioè, fai schifo come... Non ti preoccupare. E non mi preoccupo, magari abbiamo beccato l'altro impostore. Non è vero, vabbè.
Tommy però un po'... è sempre bello quando esce sì, fuori Tommy. Anche secondo me, perché poi fluttua nel vuoto con quel salvagente in testa, ti fa venire la voglia è di morire. È una soddisfazione. Sì, è vero, capito, perché ti fa gustare la morte. Dice, ah, adesso sta esplodendo nel vuoto siderale. E tu dici, ah, mi dà soddisfazione. Aiuto, per favore. Cosa sta succedendo, paga? C'è Bulboy che mi insegue. Non è vero, stavo facendo solo la sua strada. Ragazzi, dobbiamo aggiustare l'ossigeno però, velocemente. Andrò subito io. Ok, io sto aggiustando quello sotto. Qualcuno aggiusti quello sopra, se no ci devo andare io da solo. Non facciamo l'ho vincere fatto. Bravissimo, Jake, bravo. Mamma bravo. Mia, quanto sono forte ora. Molto bravo. Allora, io procederei così perché la vedo male la situazione. Dobbiamo beccarlo adesso, se no si rischia di fare una doppietta e di vincere. Piace, tutte no, le frecce allora, puntano non su di te. Io, secondo me invece è Jerick perché è troppo allegro e sta facendo un po' troppe cose. Io non ho fatto nulla per tutta la partita. E quando sono entrato in ossigeno nella parte sopra mi si è chiusa la porta di dietro. Anche secondo me Jerick perché è un alibi quella dell'ossigeno. Paga, la terra è? Piatta. Ok, dice la verità, vuol dire che non è l'impostore. Uno dei due amanti. Allora io lascerei che Piace e Jerick si accusino a vicenda per vedere se salta fuori la verità. Prego, via, iniziare. Allora, sei... è Jerick, sei tu. Io? Ma cosa sì, vuoi? Perché sei troppo allegro. Oh, tu non hai fatto... Io non ho fatto nulla tutta la partita. Tu invece inseguivi. Dove eri tu? Dipendi. Andavi a cercare un'altra persona con cui fare le scie. Non ti ho mai visto io, invece. No, basta, io lo voto, basta. E Jerick, oh, perché ha votato per primo. Jerick, Jerick, per forza. Non c'era altra via. Jerick, hai sbagliato perché ti sei indirizzato proprio chi lancia per primo la mano. E colui che nella mano c'aveva i peli. E quindi sì. Mannaggia a te. Com'è possibile? Piace? No, te lo giuro, posso credere, paga. Simpson. No, no, non è no, se paga io spacco qualcosa. No. Andiamo insieme, lasciamo Paga da solo. No, tu mi ammazzi. No, te lo giuro, non ti ammazzo. No, no, aspetta. Allora, adesso premiamo di nuovo perché non sia mai che questa vittoria venga lasciata così facilmente. Anna ha sabotato. No. Ha sabotato Anna? Eh sì, ha sabotato le comunicazioni. Io vado in basso, però da solo, non voglio morire. No, no, Piace se mi ammazzi. La faccio io, guarda, faccio la task, sto fermo. E allora è Paga, oh, dobbiamo stare attenti. Ma se c'entra io la faccio io la task. Falla bello, no, Paga, stai fermo! Sta bene, No, Piace, lontano, sono super innocente, Piace, sei te che stai attento. Piace, finisci però, finisci. E la sto pronto a fare, è troppo da laurea. Non okay, è capace lui. Ci sono. Piace, fai veloce. E sta mantenendo le distanze, guarda. Ecco, mantieni le distanze, terapia ti... Oh, Piace, l'ho fatto. Andiamo a premere, oh, non morire. Ma vuoi veramente dare Piace, la soddisfazione paga, a Paga? Di qua. No, allora, io non so niente, però non posso lasciare che questa vittoria... L'avrei già ucciso se ero io. Non lo so, questa cosa è un po' ambigua. Perché, ci ha chiuso pure la porta. Quella è Anna, secondo me. Infatti, questa è Anna, mannaggia voi. Ma io sono stato innocente. Non posso premere, premete voi. Premete. Bravo. Ok. Allora, adesso basta, mi sto girando le palle. Allora, Paga, sei l'impostore? No, non sono io, te lo posso giurare su tutto. Piace, tu non puoi essere, sei già stato. Abbiamo fatto la serata insieme. Piace, mi hai sentito, non tu sono, sei già stato. Sì, infatti non sono io. Guarda che mi arrabbio, non puoi essere. Non te lo qui, tanto non ti arrabbi perché non sono. Buttiamo fuori Paga, allora. Ti credo. Mamma, se non è vai, Paga. Per forza Paga, io non sono, io sono già stato. Diverti, ti piace, bravo. Se piace, non se sei. Cosa vuol dire? Paga, Paga, nel vuoto. Ho creato tutto il tempo. Che sega, Paga. Paga, fai schifo, Paga. Vabbè, io non ho parole. Non hai parole, ma tu. Fai schifo tu. Fai schifo. Ci sono entrambi. Basta, guarda, non voglio giocare più con queste persone scrause. Maria!